sera agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, la persona nonché per aver solchizzato la ex moglie. L'uomo, un boscaiolo di 52 anni, residente a Frontone, non era in casa quando i carabinieri di Cagli hanno suonato il campanello della sua abitazione. Subito si è temuto per l'incolumità della donna e sono scattate le ricerche lungo le principali vie di comunicazione. Trattandosi di un esperto conoscitore delle piccole strade montane, le ricerche sono state estese anche a quelle secondarie. Proprio lungo una strada scarsamente transitata, i carabinieri hanno intercettato l'evaso, che alla vista dei militari ha accennato alla fuga, desistendo però poco dopo. Il 52enne non sopportava più di rimanere in casa. Questa è la ragione del gesto che ha portato alla conclusione di darsi alla fuga. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per evasione e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.